Sabato 25 aprile, benvenuti alla prima edizione del TG4 di Telecupole, il telegiornale interregionale dedicato ai fatti, gli eventi del Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Liguria di Ponente. Si celebra oggi la 64esima festa della Liberazione, molte le iniziative, specialmente a Torino e provincia, vediamo. Il 25 aprile a Torino in Piazza Castello fino alle 24 si raccolgono libri da inviare ai giovani dell'Abruzzo. La proposta è stata lanciata alcuni giorni fa dal presidente del Comitato Resistenza e Costituzione del Piemonte, Roberto Placido, ed è stata accolta dagli altri enti promotori delle iniziative per il 25 aprile, fra i quali la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Inoltre si svolge in Piazza Castello la manifestazione vera e propria del 25 aprile per festeggiare l'anniversario della Liberazione. Le iniziative sono state presentate a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, dal presidente del Consiglio stesso Davide Gariglio, dal vicepresidente delegato al Comitato Resistenza Placido, dal presidente del Consiglio provinciale torinese Sergio Vallero, dal presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura Picchioni e dai cantanti Mao, presentatore della Kermesse, e Manuel Agnelli degli After Hours. La manifestazione sarà aperta dalla fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Saliranno poi sul palco Gianmaria Testa, Federico Sirianni, l'Orchestra Bailan e molti altri. Ed è un 25 aprile anche di negozi aperti nel capoluogo del Piemonte, un modo per uscire dalla crisi e per incentivare gli acquisti. Sarà un 25 aprile con i negozi aperti, almeno in centro, a Torino. E lo shopping sarà libero anche in parecchi comuni della Cintura, da Moncalieri a Rivoli, da Venaria a Grugliasco. Ma non basta, anche il giorno dopo, la domenica, si potranno fare acquisti. Lo ha deciso il tavolo del commercio, convocato a Palazzo Civico dall'assessore Alessandro Altamura, in seguito alla richiesta del sindaco di prendere in esame un'apertura straordinaria, così come richiesto dagli stessi commercianti. L'idea di Chiamparino, che era piaciuta anche all'assessore Alfieri, perché a Torino in questa data si terrà la Biennale di Democrazia, era emersa nell'ultima giunta. Dallo shopping alle manifestazioni legate alla Resistenza, che si terranno per lo più in Piazza Castello. Per festeggiare l'anniversario della Liberazione, il Comitato per la Resistenza e la Costituzione del Consiglio regionale, con il coordinamento artistico della Fondazione per il Libro, la collaborazione di istituzioni locali e associazioni partigiane, ha promosso un lungo pomeriggio musicale a partire dalle 16. E sempre in Piazza Castello, dalle 16 alle 24, si raccoglieranno libri da inviare ai giovani terremotati dell'Abruzzo. E ora ci occupiamo di arte. Dalla provincia di Cuneo a Savigliano, in mostra il visionarismo istintivo di Maurizio Rinaudo. Una cinquantina di opere in mostra alla Roma Room Art Gallery di Savigliano, la maggior parte fruibili per la prima volta, realizzate appositamente per questo appuntamento. Sono il fulcro della mostra di Maurizio Rinaudo, artista inquadrabile in una sorta di visionarismo istintivo. Lo ha incontrato il curatore della mostra stessa e critico d'arte, Giorgio Barberis. Maurizio Rinaudo è l'artista che lo storico caffè Roma Room di Savigliano, nelle sue sale espositive, ospita fino al 3 maggio. Un autore molto interessante, autodidatta, ma proprio questo è ciò che ha reso interessante la sua pittura, che la rende molto particolare, perché Rinaudo ha una coloristica personalissima e in più non segue le regole accademiche e riesce ad esprimersi in modo totalmente diverso, totalmente accattivante rispetto ad altri autori che presentano paesaggi, nature morte o comunque, diciamo, un filone che si rifà alla realtà, al realismo e a tutto quello che la natura ci propone. Maurizio Rinaudo è qua con noi e gli chiedo subito come mai questa passione, vista la tua attività. Ma è una passione che praticamente è nata sin da giovane e poi ho cominciato in forma abbastanza professionale dagli anni 70 in qua, e, diciamo, dando sviluppo ai miei, praticamente uno delle mie più grandi passioni, un mio grande piacere. Adesso tra l'altro che ho i figli che riescono a mandare avanti l'attività ordinaria di casa, ho più tempo per sviluppare questa parte, il filone dell'arte, che mi dà molta soddisfazione. Nella tua pittura, mi dici solo due parole, cosa cerchi in particolare?
Ma io cerco, diciamo che cerco di dare con la mia spontaneità una mia impronta, un mio modo di vedere le cose, niente, soddisfazione e tanta passione, non cerco nient'altro. E l'impronta sicuramente è visibile, quindi io invito tutti i telespettatori a fare un giro al Roma Room di Savigliano, che si trova in Piazza del Popolo, a visitare la rassegna di Maurizio Rinaudo e che, come ripeto, durerà fino al 3 di maggio, e ad apprezzare queste bellissime nature morte, i paesaggi innevati, le piazze di Savigliano che Rinaudo ha voluto comporre proprio per fare un omaggio alla cittadina che lo ospita. Torniamo ai grandi eventi torinesi in vista dell'ostensione del 2010, pronto il nuovo logo della Sindone. L'ostensione della Sindone del 2010 ha il suo logo. Realizzato dall'agenzia torinese Bussolino Seed Cup, è stato offerto al comitato organizzatore, che comincerà ad utilizzarlo nel sito ufficiale www.sindone.org e successivamente nei manifesti e nella comunicazione istituzionale. Al centro dell'immagine campeggia il volto dell'uomo della Sindone, ispirato a quello realizzato nell'abside della chiesa del Santo Volto. L'immagine è formata dalla versione in negativo del volto impresso sulla Sindone, risultante dall'accostamento di piccole tessere quadrate. Il fondo è virato in rosso carminio, sfumato dall'alto in basso, e sovrasta lo scorcio di Piazza Castello, che si coglie guardando frontalmente Palazzo Reale, e sulla sinistra la cupola del Guarini, la torre campanaria del Duomo, la cupola e la chiesa di San Lorenzo e parte del Palazzo della Regione. La scritta riporta il motto scelto per l'ostensione 2010 dal Cardinale Custode, Passio Christi, Passio Hominis, che intende sottolineare il legame forte tra la passione e morte del Signore, testimoniata dalla Sindone, e le sofferenze degli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Sotto l'immagine il testo Ostensione della Sindone, Torino 2010. Ancora una mostra organizzata e dedicata alle immagini e al candore della natura presso la sede dell'Ufficio Relazioni col Pubblico del Consiglio Regionale del Piemonte. Fino a venerdì 8 maggio, nella sala dell'URP del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino, è aperta la mostra Immagini e Candore della Natura, curata dall'Associazione di Cooperazione Internazionale Barca Onlus. I quadri realizzati da ragazzi del Nicaragua sono in vendita per finanziare il completamento di una casa d'accoglienza in Nicaragua, ristrutturata dall'associazione. All'inaugurazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Gariglio, con il direttore comunicazione dell'Assemblea Rita Marchiori, il critico Angelo Mistrangelo e il presidente di Barca Onlus Roberto Veglia. La mostra è aperta al pubblico con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Questa mostra è nata da un'iniziativa dell'associazione Barca Onlus, che opera in Burkina Faso, in Nicaragua appunto, da cui nasce questa serie di quadri, e in Perù e in Brasile. La mostra è nata per puro caso, perché mentre noi eravamo in Nicaragua a fare attività nelle scuole, abbiamo organizzato un corso di pittura primitivista, che è una pittura tipica del Nicaragua. Visti i risultati, abbiamo ritenuto opportuno portarli in Italia, con traffici abbastanza complicati con le ambasciate per l'importazione di opere d'arte. Sono comunque studenti della zona di Masaya, la periferia di Managua, quindi la capitale, che con questi quadri che noi mettiamo in vendita aiuteranno l'allestimento di una casa ostello per giovani che vivono nella foresta e che una volta alla settimana si recano alla scuola media a fare i compiti, mentre durante tutta la settimana loro lavorano con la famiglia e la terra. È tutto anche per questa edizione del TG4, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie e arrivederci.